Benvenuti a tutti a questa nuova puntata della serie di video Pillole di Ubuntu. E puntata dopo puntata siamo già arrivati alla numero 5. Ecco, chi segue il mio canale avrà già avuto modo di imbattersi nelle altre precedenti puntate di questa serie, che raccoglie, o ha lo scopo di raccogliere, piccoli spunti, piccoli appunti di utilizzo di particolarità anche curiose del nostro sistema operativo preferito che possono anche diventare utili in una qualche occasione. Quindi, come dire, accumuliamole in questi video, non si sa mai, possono sempre venire buone. Sappiamo che le abbiamo a disposizione quando vogliamo, in questa serie di video appunto. Allora, iniziamo subito con quanto offre questa quinta puntata e partiamo con dizionari e calendari. Ovvero, forse, probabilmente, non tutti sanno che in un sistema Linux installato, anche proprio di fresco, nuovo installato, sono inclusi in determinate cartelle di sistema dei dizionari e dei calendari. Ebbene sì, e si trovano in queste cartelle. Quindi, vediamo i dizionari, vedete dictionary da inglese e in questa cartella USR, quindi mi posiziono, USR, share dict, e qui vedete che se faccio un elenco del contenuto di questa cartella si trovano dei dizionari, cioè quello ovviamente di base per difetto. Inglese americano, inglese britannico, italiano perché ho installato il mio sistema con la lingua, l'impostazione in italiano, quindi oltre all'inglese che è omnipresente sempre, è stato aggiunto anche sul mio sistema l'italiano. Chi ha installato ovviamente in francese, in tedesco, eccetera, ovviamente avrà in aggiunta al posto dell'italiano il francese, il tedesco, eccetera. Se io aggiungessi altre lingue al mio sistema con le impostazioni di sistema lingue, ovviamente si aggiungerebbero anche i rispettivi calendari, dizionari. Nel mio caso non necessito sul mio sistema di altri linguaggi che non sia l'inglese di base obbligatorio e la mia lingua madre, l'italiano, quindi risulta solo l'italiano oltre all'inglese. Rispettivamente i calendari sono in una cartella vicina, sempre sotto USR share, però calendar. Allora mi posiziono anche qui. Dunque, USR share calendar. Eccoci qua. E anche qui, se faccio l'elenco, vedete che qui c'è qualcosa in più. Ci sono il calendario completo generico, calendari specifici per paesi, immagino che contengano, che ne so, le feste o date particolari di questi paesi, Argentina, Australia, Belgio, compleanni di gente famosa, immagino anche storicamente famosa, il calendario cristiano, il calendario delle date, che ne so, dell'evoluzione dei computer, penso, ecco, croato, calendario di Debian, vedete che ci sono il calendario olandese, ci sono un po' calendari di vari argomenti, ecco, basati su vari argomenti o paesi o particolari paesi di date, ecco, anche un calendario a livello di Unione Europea, FreeBSD, francese, tedesco, calendario storico, quindi delle date storiche, calendario delle feste, ungherese, giudaico, kazako, eccetera, eccetera, della musica, con le date della musica, che hanno fatto la storia della musica, neozelandese, vedete, ci sono un po' tutti, di vari paesi, calendario mondiale, eccetera, ecco, delle feste americane, calendario di Ubuntu ovviamente non poteva mancare, eccetera, eccetera. Ci sono calendari un po' dedicati a paesi o a temi. Ecco, e questi, ripeto, sono installati sul vostro sistema. Comunque sono lì presenti e a disposizione. A disposizione, immagino, di alcuni software che possono avere bisogno di queste date, per esempio, oppure di termini in inglese e nella vostra lingua per funzionare. Chi lo sa, qualcuno li userà questi calendari che sono lì a disposizione. Come facciamo a consultarli così a terminale?
già che sappiamo che esistono, dico ok, ci sono e come faccio a consultarli? Per esempio, per quanto riguarda il dizionario, vi posso mostrare un modo di usarli. C'è il comando look che permette di elencare delle parole da un dizionario che iniziano con una determinata serie di lettere. Ecco, per esempio, se io cerco look car, mi elenca tutte le parole inglesi che iniziano per car. Questo perché? Perché senza indicazione specifica il calendario che viene usato per difetto è quello ovviamente inglese. Quindi look, cioè da uno sguardo, guarda, look, guarda le parole che iniziano con car ed ecco qua. Vedete che nel dizionario presente nel nostro sistema ci sono un bel po' di parole che iniziano con car. Parole o nomi, vedete, car, ci sono anche nomi, naturalmente, non solo termini. Poi ci sono, ecco, il carbon, quello che è, insomma, era solo un esempio, naturalmente, un dizionario, se cercate le parole che iniziano con un certo numero di lettere, lo potete fare semplicemente con questo comando. Se vogliamo usare invece richiamare il dizionario, nel mio caso in italiano, insomma, in una lingua diversa dall'inglese, allora usiamo sempre lo stesso comando. In questo caso, come da esempio qui nella mia scaletta, voglio elencare le parole italiane che iniziano con CAS, C-A-S, quindi look CAS, e poi gli devo dire, ecco, per non attivare il dizionario inglese, devo dire quale usare. E quindi gli do il percorso, quindi della stessa cartella dove sono ora, gli confermo il percorso dizionari. Ops. Dizionario, ho scritto giusto, sì, dizionari e italiano, come descritto nella mia scaletta. Quindi faccio enter e vedete che escono tutte le parole che iniziano per le tre lettere CAS, casa, casacca, bla 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 bla, eccetera, eccetera. Anche questo era solo un esempio su tanti che potete fare. Comunque vedete che doveste aver bisogno al volo così di consultare un dizionario, di avere, come dire, degli esempi di parole da usare, non so, in un vostro software, in una vostra banca dati, per una vostra ricerca, qualsiasi cosa, avete a disposizione, a portata di mano, senza installare nulla, direttamente nel vostro sistema, dei dizionari in varie lingue, a seconda delle lingue che avete installato nel vostro sistema. Parallelamente, appunto, ci sono i calendari. Vediamo anche qualche esempio con i calendari. Come facciamo a interrogare da terminale tutti questi calendari o uno di questi? Vi faccio solo un esempio perché poi il sistema è sempre quello. Del calendario si usa il comando cat. Cat per elencare le date contenute in questi calendari. Questo è un esempio semplice. Per esempio, cat del calendario della musica elenca le date significative per la musica, per la storia della musica inclusa in questo calendario. Quindi proviamo, facciamo cat calendar music, enter, e vedete che vengono elencate appunto le varie date contenute in questo calendario. Vediamo se arrivo in cima, dove sono? Eccoci qua. Voilà, ecco, non so. Vediamo un po' se troviamo qualche data interessante. Il 25 gennaio, che poi qui sono date in formato americano e europeo, bisogna intendersi cosa si sta leggendo. Il 25 gennaio Bob Dylan ha suonato questa canzone, eccetera, eccetera, qui del 1978. Ecco, qui vedete. Nel 1942 è nato questo cantante country il 1 gennaio del 1942, 1-1, vedete, ecco qui, vedete come si consulta il calendario. Quindi se volete, se avete bisogno anche, ripeto, per una vostra ricerca, non so, state facendo per esempio in ambito musicale, in questo caso, avete qui una sfilza di date di tutti gli anni, non sono in ordine crescente di anno, vedete, sono un po' misti, 47, 1928, 62, 2003, eccetera, eccetera. E vedete che ci sono un bel po' di date
considerate da chi ha creato questo calendario significative per appunto la musica. Vedete che si parla anche di Jimi Hendrix, eccetera, eccetera, un po' di tutto. John Lennon è stato ucciso a New York nel 1980 l'8 dicembre, spero di leggere, sì, l'8 dicembre, quindi c'è il giorno e mese davanti, l'8 dicembre del 1980, eccetera, 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 Rolling Stones e voilà. Ecco, questo solo per mostrarvi che le risorse di un sistema Linux, come dire, non si fermano alla facciata più evidente, ma anche a volte si nascondono nelle pieghe, come dire, delle varie cartelle di sistema, si nascondono delle sorprese come queste, ecco. Dove si possono trovare appunto queste risorse o queste ricchezze nascoste. Ecco, voilà. Questa era una cosa carina che volevo mostrarvi. Passiamo alla prossima pillola di Ubuntu che parla di un comando che abbiamo appena usato sopra per elencare il contenuto del calendario, un comando cat e il suo inverso, diciamo. Anche questa è una curiosità oppure anche una cosa che può venire utile in qualche momento. La possibilità di prendere un file di testo e visualizzarlo in ordine inverso, secondo le sue righe, naturalmente, cioè un file di testo, immaginate, composto da un certo numero di righe, con il comando che vi presento fra un attimo, potete visualizzare questo file di testo in senso inverso, creare un file in senso inverso. Allora, cominciamo a vedere il file nel senso giusto, ovvero con il comando cat noi possiamo visualizzare un file di testo nel suo ordine naturale, normale. Ecco, qui ho preparato qua un file semplicissimo, lo vediamo, il contenuto è semplicemente quattro righe, riga 1, riga 2, riga 3, riga 4. Questo è il suo ordine naturale di come è stato creato questo file. Uso il comando cat, prima però è meglio che mi posiziono nella cartella che è quella scaricati, quindi mi posiziono nella home scaricati e uso il comando cat test tac si chiama. Ok, questo è il file, ho usato il comando cat. E vedete che mi mostra il contenuto del comando in ordine normale, insomma, come è stato creato il file originale. Per visualizzare questo file in ordine inverso, uso il comando tac, che guarda caso è la sigla inversa di cat, quindi dà già l'idea, eh? Chi ha inventato questi comandi naturalmente ha fatto in modo di avere anche mnemonicamente una certa facilitazione nel tenere a mente di quale comando fa che cosa. Quindi cat vi elenca il contenuto di un file di testo nel suo ordine originale e tac lo fa inverso, insomma, ecco. Avete capito il gioco di parole, no? Quindi se io faccio lo stesso comando in pratica ma con tac invece di cat, tac, vediamo un po' se funziona. Ho scritto giusto? Sì, e voilà. Quindi tac invece di cat, vedete che il file, il contenuto mi è presentato in ordine esattamente inverso, quindi riga 4, riga 3, riga 2, riga 1. Ok? Quindi volessi crearmi questo file, proprio crearlo e non vederlo solo a video nel terminale, ovviamente. Chi ha seguito il mio corso Bash sulla programmazione a terminale sa che basta mettere un maggiore e creare il nostro file test tac inverso.txt, ops, punto txt. Quindi è questo simbolo invia l'uscita. Il risultato di questo comando invia verso questo file. Se faccio enter, qui non vedo niente, però vedete che mi è creato immediatamente il file con il nome che gli ho dato, test.inv.txt. Se guardiamo questo file, vediamo che adesso io ho a disposizione sia il file originale sia quello in ordine inverso. Io finora non ho mai avuto occasione di usare a livello pratico, di aver bisogno di una cosa del genere, però ecco, sappiate che con un semplicissimo comando cat tac potete
invertire l'ordine del contenuto di un file di testo. Può sempre venir buono come utilità. Prossima pillola è ottenere l'architettura usata dal proprio PC, perché questa è una domanda anche, può essere ricorrente. In fin dei conti, io ho installato sul mio PC un sistema a 64 bit o a 32 bit, eccetera, eccetera. Ecco, c'è questa possibilità di saperlo, che è appunto il comando che vi mostro qui nella mia scaletta, e quindi lo provo qui, vediamo cosa succede. Quindi è get conf long bit, vediamo cosa risponde il mio PC. E voilà, mi torna 64 perché so che il mio PC è un'architettura 64 bit e ho installato Ubuntu appunto nella versione a 64 bit. Fosse stato a 32 bit il sistema operativo installato, intendiamoci, perché su questo PC che supporta 64 bit avrei potuto benissimo installare Ubuntu 32 bit. In questo caso, questo comando mi avrebbe tornato il numero 32. Avendo io installato 64 bit, ecco qua che mi torna 64. Voilà, andiamo avanti con la prossima pillola di Ubuntu, che è questa carina. E prima di mostrarvi cosa può fare questa serie di comandi, questo comando, devo specificare che un requisito è aver installato un determinato pacchetto sul vostro sistema. E questo pacchetto si chiama ImageMagick, eccolo qua. Quindi, se non l'avete ancora installato sul vostro PC e vi interessa usare il comando che vi mostrerò fra un attimo, appunto nelle sue diverse opzioni, dovete installare, appunto, aprire Ubuntu Software Center, cercare questa stringa, ImageMagick, questo nome, e installare il corrispettivo pacchetto. Non è escluso che installando altri software che richiedono come dipendenza, come utilità, questo pacchetto, che sul vostro sistema, senza neanche esservene accorti, l'abbiate già installato. E non è escluso perché ImageMagick è una libreria di gestione di immagini molto diffusa, molto nota e molto potente. E non di rado programmi di grafico che gestiscono le immagini sfruttano le capacità di questa libreria, di questo insieme di utilità, invece di reinventare la ruota, ecco. Quindi richiedono l'installazione di ImageMagick e poi sfruttano le sue funzionalità. Quindi non è per niente escluso che sul vostro sistema sia già installato per altri motivi. Qualora non lo fosse, appunto, aprite Ubuntu Software Center, cercate e installate. Una volta che l'avete installato, potete iniziare a usare i comandi come vi mostro adesso. Allora, c'è un comando base. Prima di tutto, scusate, sono andato un po' troppo in fretta. Il titolo di questa pillola di Ubuntu è Creare fogli di anteprime con una serie di immagini. Cosa vuol dire? Avete presente quelle che vengono chiamate anche i thumbnails, cioè le piccole miniature delle immagini, una vicino all'altra su un foglio per presentare le anteprime delle immagini. Fra poco, quando ne creerò una, capirete cosa intendo. E questo è lo scopo del comando che vi mostro ora, che, come un po' per tutte le pillole di Ubuntu, buono sapersi che c'è, lo vedete in questo video, può sempre venire buono in qualche momento. Allora, allo scopo di dimostrarvi come lavora questo comando, mi sono creato in questa cartella, in questa sottocartella, un piccolo archivio di immagini, di 8 immagini, le vedete qui. Tra l'altro, queste sono già miniature nel nostro file manager Nautilus. Usato da Ubuntu, le immagini vengono presentate, elencate direttamente con la loro miniatura, i thumbnails, appunto. Lo scopo del comando che vi mostro ora è creare una nuova immagine con le altre immagini disposte praticamente in questo modo, in modo da creare un foglio, cosiddetto foglio di anteprime. Quindi procedo così, vedete proprio concretamente cosa intendo. Allora, comando base, dicevo, il comando si chiama montage, montaggio, insomma richiama un po' il montaggio di immagini, e se io mi posiziono in quella cartella, quindi così, qui ho le mie immagini che sono le 8 immagini che vedete qui, e adesso posso partire ad usare appunto il comando. Il primo comando base è creare,
partendo da tutte le immagini JPG, quindi le 8 immagini che vedo in questa cartella, creare una nuova immagine chiamata Poster 1 JPG che raggruppa appunto tutte le altre come un foglio di anteprima. Allora, seguo la mia scaletta e faccio quanto c'è scritto, quindi digito il comando poster 1.jpg. Queste sono immagini JPEG. Naturalmente queste cose funzionano con vari tipi di immagini, PNG e altri. Naturalmente qui ho raggruppato una serie di immagini dello stesso tipo per facilitazione didattica, ecco, in questo video, però il pacchetto Image Magic riconosce svariati formati di immagine e nulla vieta di usare anche altri tipi di immagine, appunto. Ecco, il primo comando è impostato, faccio Enter, lui inizia a lavorare, finito il lavoro crea appunto l'immagine poster 1. Se guardiamo l'anteprima di questa immagine, vedete che ha creato una di fianco all'altra nell'ordine alfabetico come sono presenti nella cartella, un foglio di anteprima. Ecco, questo JPG è il cosiddetto foglio di anteprima con tutte le anteprime delle immagini. Carino, no? Ecco. E per difetto, come dico qui una nota successiva a questo comando, per difetto ogni anteprima viene creata di 120 pixel per 120, ovvero questa immagine poster 1 è grande così perché ognuna di queste anteprime è grande 120 pixel per 120, sono tutte quadratini di 120 pixel, quindi sommate un po', vedete la dimensione, a quale dimensione, se proprio vogliamo, possiamo vederla nelle proprietà dell'immagine, sono 512 per 252, sono due righe. Ok? Allora, andiamo avanti quindi ad usare un po' più di, come dire, di opzioni di questo comando. E quindi, dopo aver creato il comando base minimo, possiamo incominciare a dire, no, io voglio che le piccole anteprime delle immagini, voglio poter impostare la grandezza, quindi non mi va bene il 120 pixel di base, ma voglio decidere io quale grandezza abbiano e anche quale margine ci sia fra un'anteprima e l'altra. Ecco che questo comando, che adesso lo copio e incollo per essere un po' più rapido, mi permette questa cosa, ovvero monte, cioè non so se dirlo in inglese, montage in francese, montage, insomma, questo comando, righetta geometry, che è l'opzione aggiuntiva, e gli dico la dimensione delle anteprime sarà di 250x250, quindi non più 120x120, e diamo un margine destro e sinistro fra un'anteprima e l'altra di 4 pixel e 3 pixel, quindi a destra, scusate, a destra e sinistra di 4 pixel, basta leggere la scaletta qui, e poi di 3 pixel sopra e sotto. Ok? Quindi se faccio Enter mi crea un'immagine poster 2, perché gli ho detto poi che l'uscita deve chiamarsi poster 2. Eccola qui, vedete che la poster 2 già colpo d'occhio è di una grandezza decisamente diversa dalla poster 1. Guardiamo la poster 2 e vedete che da 120 sono diventati 250 pixel e poi gli abbiamo detto di fare un piccolo margine di 4 pixel a destra e sinistra e sopra e sotto di 3 pixel, però poi distanzia lui ulteriormente le righe delle anteprime. Questo è un altro esempio di foglio di anteprime un po' più elaborato nel quale abbiamo gestito la grandezza delle singole anteprime. Andiamo avanti. Ce ne sono di combinazioni di cose. Adesso le vediamo un po' così. Le ho elencate qui perché trovo carino, interessante questo comando, quindi le ho elencate qui una dopo l'altra. La prossima opzione è un comando con impostazione di una cornice per ogni anteprima, perché finora abbiamo visto che le anteprime sono come dire nude, nette, senza una cornice attorno. Con questo comando invece creiamo, magari al posto di poster posso fare poster 3, prossimo comando faccio poster 4, che così non
non passo sopra quelli che abbiamo appena creato, quindi il prossimo comando crea un frame, lo vedete qui, un frame di 5 pixel attorno ad ogni anteprima. Quindi ne creerà uno con la grandezza ancora di 120 pixel di default, ma con un contorno. Eccoci qua. Magari è meglio che sposto un attimino questo. Eccolo qua, poster 3. E vedete che attorno ad ogni anteprima adesso c'è un frame, quindi una cornice di 5 pixel. Ecco, ovviamente creando l'output dei vari poster, degli esempi dei comandi nella stessa cartella, ad ogni comando che faccio vengono accumulate anche quelle che ho creato in precedenza, ma non fa nulla, va benissimo. Vedete comunque che ha creato un bordo attorno ad ogni anteprima di questo nuovo foglio di anteprime. Prossimo comando, cosa ci permette di fare? In stile Polaroid. Questo è, penso, un effetto molto carino, diffuso e usato. Questo comando permette, ecco, fatemi rinominare, scusate, ho dimenticato prima di iniziare il video di rinominare i vari poster, così ne creiamo un esemplare distinto per ogni esempio. Ops, 6, ecco, no, è meglio che mi concentro, quindi poster 5, poster 6 e poster 7, ecco. Poster 8, mi scuso, questo ho dimenticato di farlo. Ok, è finito. Voilà. Allora, dicevo Polaroid, quindi prendiamo questo comando e creiamo un foglio di anteprime con effetto con disposizione stile Polaroid, quindi con questa opzione più Polaroid succede quello, quindi creiamo. Qui sta lavorando per crearci, mette un attimo di più. Aspettiamo che finisca. Vediamo un po'. Su. Ok, vedete che essendo un effetto un po' più elaborato ci ha messo un po' di più a crearlo. Ecco qua, eccolo qua al poster 4, quindi vediamo un po' l'anteprima. Ecco, vedete, l'effetto Polaroid è quello di, come dire, di mettere con inclinazioni, tra virgolette, casuali le varie anteprime come se fossero delle fotografie gettate su un tavolo, come arrivano, arrivano. Ecco, più o meno il concetto è quello, vedete, non sono fisse, belle ordinate, ma sono un po' inclinate per così, un po' verso destra, un po' verso sinistra. Altro modo carino di presentare un foglio di anteprime. Il prossimo comando fa la stessa cosa però con le anteprime un po' più grandi. Non so se farlo visto che ci mette un po', vabbè. Con le anteprime un po' più grandi proviamo, vediamo, speriamo non ci metta solo qualche secondo. Lasciamolo lavorare, intanto vediamo un po' cosa ci permette di fare il prossimo comando. Ruota le anteprime sul foglio. Ecco, il prossimo comando permette di indicare un'inclinazione delle varie anteprime. Intanto aspettiamo che questo comando Polaroid, che è piuttosto lento, tenete presente, quindi approfittate di questa esperienza live del video che sto registrando. Vedete che è piuttosto lento. Voilà, finito, però vedete che ci mette anche per poche, quindi se avete una cartella con 100 immagini tenete conto di cosa ci metta questo effetto. E voilà, questo qui semplicemente mette un bordino attorno, le gira, le mette quasi casualmente, le ho solo ingrandite con una geometria più grande le anteprime. Voilà. Poi appunto il prossimo comando, dicevamo, dà una rotazione, quindi volutamente dà una rotazione alle singole anteprime. Quindi facciamo così. Prossimo comando, vediamo se è un po' più veloce del Polaroid, non lo so perché vedo che dove c'è di mezzo una rotazione ci mette un po' di più. Lo lasciamo fare.
e 8. Ecco che vuoi vedere che ora che arrivo in fondo ce la faccio rinominare giusto queste anteprime. Accidenti, non è possibile. Comunque, voilà. Ecco qua, dov'è l'ultimo? Si chiama 6. Eccolo qua. Questo dà una rotazione fissa, quindi non come le Polaroid, l'effetto Polaroid casuale, ma questo ha dato una rotazione di 25 gradi o 25 unità, insomma, fisse, però tutte ruotate da quella parte, le vedete così. E questo comando permette di dare un colore di sfondo al foglio di anteprima. Finora è sempre stato bianco. E vediamo che, grazie per esempio a questo comando, io posso dargli il colore che voglio. Ecco, l'elenco dei nomi, delle sigle, dei colori lo trovate a questo link. Quindi se aprite questo link trovate tutto l'elenco dei vari colori. Io sto usando in questo esempio il colore chiamato Red 4. Faccio Enter e vediamo che con Red 4 mi trovo questo specie di mattone scuro, non lo so, un rosso scuro, quasi granata, ecco. Vedete però che è cambiato lo sfondo. Stessa cosa con lo sfondo trasparente. Ecco, il formato delle immagini JPG non supporta il canale alfa, quello della trasparenza, ma il PNG sì. Allora, in questo comando io non creo un poster .jpg, ma creo un poster.png come risultato finale e gli dico background transparent, cioè ovvero lo sfondo, rendilo trasparente. Quindi, come anteprima, vedete che qui sembra nero, in realtà è trasparenza qui dove è nero nell'anteprima, eh? Quindi non so se aprendolo con la visualizzazione vera delle immagini lo si nota meglio. Ci provo, ecco, vedete qui, questo qui è il visualizzatore di immagini standard installato in Ubuntu. Vedete la scacchiera, la quadratura qua indica il niente, ovvero qui è trasparente. Quindi se voi includeste questa immagine, non so, in un vostro documento di testo, Write, o in un foglio di calcolo, Calc, se trascinate, includete questa immagine, qui ci sarà spazio per il testo o la trasparenza per vedere cosa c'è sotto, insomma, ecco. Voilà. Questo era appunto, volevo mostrarvi anche che si può dare uno sfondo trasparente a questi fogli di anteprima. Poi c'è ancora un'ultima possibilità, cioè o meglio, un ultimo esempio che vi voglio mostrare è quello di poter impostare invece di un colore fisso un'immagine come sfondo del foglio delle anteprime, addirittura. Quindi una delle immagini qui la voglio usare proprio l'ara giacinto, che è questa blu, questa del pappagallone blu. Quindi gli dico come texture, ovvero come tessitura di sfondo, voglio usare quell'immagine per creare il mio foglio di anteprime. Faccio Enter e vediamo che il mio poster 9 adesso ha come sfondo, lo vedete sotto, questa prima anteprima è la stessa immagine che ho usato come sfondo, lo vedete qua, come sfondo, voilà, eccola lì. Quindi vedete, vi ho mostrato un bel elenco di opzioni di questo comando piuttosto potente, che è uno dei comandi della libreria Image Magic, è uno solo questo. E naturalmente, come ho già detto prima, si possono usare diversi formati immagine riconosciuti da Image Magic e combinare le varie opzioni che ho mostrato qua sopra, e si possono anche combinare le varie opzioni. Quindi vedete che se siete interessati o trovate carino creare una di queste anteprime a mo' di immagine per praticità o da inviare ad amici o qualcuno, insomma, dire guarda, queste sono la mia serie di immagini raggruppate come anteprima, appunto, potete farlo tranquillamente con un comando da terminale. Ecco, come ultima pillola di questa puntata numero 5 delle pillole di Ubuntu, vi voglio presentare un o spiegare qualcosa di che è anche importante, ovvero quando abbiamo la necessità di usare un programma, che sia per esempio questo, il file manager, che sia l'editor di testo, Gedit, che sia qualsiasi cosa,
la necessità, dicevo, di usare questi programmi nella modalità amministratore root, ovvero un classico esempio è il dover modificare un file di sistema, quindi presente nelle cartelle al di fuori della nostra home, e noi non possiamo editarlo, non possiamo modificarlo col nostro editor gedit, editor di testo gedit, non possiamo modificarlo finché non abbiamo i diritti di amministratore root. Allora dobbiamo avviare una sessione, un esemplare di questo programma con le modalità di root. Come si fa? Noi se seguite il mio canale, ma anche altri tutorial qualsiasi, avrete già visto che da terminale si possono avviare questi programmi, tutti questi programmi, in modalità amministratore, anteponendo il comando sudo, ovvero super user do file, quindi super user che poi l'amministratore esegui quanto ti dirò di eseguire. Ecco. Il problema dove sta? Il problema sta che usando sudo, per esempio, ecco, facciamo sudo gedit, così tecnicamente funziona, ma c'è un rischio. Un rischio che può verificarsi o meno. Comunque il rischio c'è, quindi meglio evitarlo se si sa come fare. Ecco, il rischio cos'è? Che facendo partire in questo modo questo programma, che in questo caso per esempio è l'editor di testo gedit standard di Ubuntu, facendolo partire come in modalità amministratore in questo modo, potrebbe succedere che la modalità di amministratore si prenda in proprietà i file delle preferenze o qualche variabile di sistema o altro componente che questo programma gedit utilizza. Cosa vuol dire? Che se la user di amministratore si prende in proprietà per un qualsiasi motivo uno di questi file, quando noi avviamo la prossima volta come user nostra, normale, di utilizzatore normale, questo stesso programma, potrebbe darci un errore. Tipo, non so, le preferenze non sono accessibili, non posso modificarti una preferenza, e voi dite: ma come mai? Cos'è successo? Non ho toccato nulla. In realtà, magari una volta avete usato il programma in questa modalità, quindi richiamandolo come amministratore, e per un qualche motivo la user di amministratore si è appropriato dei file presenti nella vostra cartella come vostri, e in realtà se le prese lui, è diventato il root, il proprietario, quindi a voi sono escluse le modifiche. Magari se vi va bene potete accedervi ancora in lettura, ma non potete più modificarli, o addirittura non avete nemmeno più i diritti di accedere, quindi il programma non funziona più del tutto. Per evitare questo rischio, che è quello che descrivo qui nella scaletta, quindi lo potete vedere qui, per evitare questo rischio c'è una modalità di utilizzo di questa forma di comando che evita appunto questo rischio. Vi presento questo perché fino alle versioni precedenti di Ubuntu, credo un paio di versioni fa, forse già un paio di versioni, che non sono più installati dei programmi di utilità per richiamare i programmi in modo sicuro, come root, diciamo, in modo sicuro rispetto al rischio che vi ho spiegato un attimo fa. Ed erano i programmi tipo gksu e gksudo, erano delle piccole interfacce grafiche che si avviavano, vi permettevano di indicare il programma da avviare, per esempio gedit, voi scrivevate gedit e automaticamente vi chiedevano la password per diventare amministratore esclusivamente per quel programma. Insomma, facevano il lavoro necessario per evitare appunto il rischio che vi ho descritto qui, quindi che appunto la user di amministratore si appropri di risorse, di file non sue. Ecco, però appunto per decisione, che ne so, tecnica, strategica, probabilmente in futuro ci sarà un'altra soluzione più integrata, non lo so, questo non ve lo so dire, però quello che vi so dire è un dato di fatto, prendiamo atto che questi programmi non sono più installati. Non so se nei repository siano ancora presenti o meno, però per difetto non ci sono più. Noi dobbiamo tener conto che se il futuro è questo, questi programmi per noi non devono più esistere, dobbiamo farne a meno perché tanto spariscono, sono destinati a sparire. Quindi
Quindi, non esistendo più queste opzioni che c'erano appunto fino a un paio di versioni fa di Ubuntu, noi possiamo usare questa forma, almeno temporaneamente, finché non so, ci diranno magari la soluzione è questa, quest'altro, oppure resta questa, non lo so. Comunque, è una leggera modifica rispetto alla forma che vedete qui impostata da me nel terminale, ovvero si avvia una sessione di root di amministratore temporanea. Quindi prima avviamo la sessione di root, quindi creiamo un ambiente di amministratore separato dal nostro, e quindi adesso lo faccio. Quindi sudo con questa opzione meno i, lui ci chiederà la password naturalmente, ecco che ci chiede la password, io inserisco la mia password e vedete che da Nicola EasyNote, ovvero user Nicola, la mia normale di utilizzatore normale su PC EasyNote, sono diventato root EasyNote. Adesso sono sto agendo in modalità amministratore. A questo punto sono come in un terminale in modalità root. Vedete qui riportato anche nella scheda qui del terminale. Qui ho aperto due schede per come avete visto prima, qui sono ancora come user normale Nicola, mentre qui sono come root, come amministratore. Però ho creato un ambiente, come dire, in scatolato, separato. A questo punto posso usare i comandi che ho bisogno, i programmi che ho bisogno, tipo appunto l'editor di testo. Quindi dico avviami questo programma. Quindi si avvierà il nostro editor di testo, normalissimo editor di testo, eccolo qua, e finché il terminale root sarà aperto, resterà aperto, ecco come dico qui, tenere aperto il terminale finché è necessario tenere aperto il programma. Io chiudessi improvvisamente questa scheda, facendo clic qua, si spegnerebbe anche l'editor di testo in modalità root, perché vive grazie a questa sessione root nel terminale. Quindi finché ho aperto questo, c'è anche questo. Chiudo questo, si spegne anche questo. Quindi tenere aperto il terminale finché ho bisogno del programma. Io faccio le mie cose, salvo il mio file, modifico, eccetera. E poi chiudo il programma. Alla fine, quando ho finito il mio lavoro, chiudo il programma. Vabbè, adesso senza salvare. Torno nel mio terminale root e per chiudere questa sessione root temporanea faccio exit come se volessi uscire dal terminale. In realtà esco dalla modalità root e torno, vedete? Mi dice ok, ho fatto il logout, cioè sono uscito e sono tornato a essere Nicola normale. E voilà, questo è un modo per evitare il rischio di cui vi ho detto qua. Quindi importante questo, fra tutte le pillole di Ubuntu di questa puntata, direi che questa forse è quella più, come dire, delicata o degna di nota da tenere presente. Ecco perché succede, può succedere di aver bisogno di far qualcosa in modalità di amministratore, ma non voglio che le mie impostazioni o file necessari ai miei programmi vengano prese in carico dalla user di amministratore, quindi non siano più accessibili dalla mia user normale. Quindi ecco, questo è un consiglio utile e pratico. Voilà, con questo ho finito anche questa puntata di pillole di Ubuntu. Vi ringrazio, vi attendo alla prossima occasione. Ciao ciao!